questi sono i giovani volti della nuova Inter, Coutinho e Alvarez tra gli altri. Lui invece è il volto nuovo dell'attacco, Palacio, mentre loro sono i giocatori della vecchia Inter, scartati e non convocati per il ritiro di Pinzolo, Julio Cesar e Stankovic. Parte l'operazione Stramala per l'Inter, con l'allenatore più giovane della Serie A, Stramaccioni appunto, per la squadra più deludente della passata stagione. Massimo Moratti chiede fiducia, dopo 4 anni riparte con un allenatore scelto personalmente, l'ultimo fu Mourinho, cercherà di aggiungere i ragazzi del vivaio nerazzurro, il più vincente della passata stagione, quasi a dire questa volta sarà colpa o merito tutto mio. L'Inter oggi è tra le squadre che hanno speso di più sul mercato, oltre 40 milioni di euro tra i riscatti, vedi Guarine, ma anche gli acquisti, Palacio, Handanovic, Silvestre, uno per reparto in pratica. Via Julio Cesar, Stankovic, Maicon, Lucio, Cordoba, Forlan, Pazzini. Chi ufficialmente, chi non ancora. Una pulizia della rosa che arriva in ritardo, complice l'ondata di rinnovi post-triplete, bocciati e senza farsi troppi problemi. Loro invece ci sono ancora, Zanetti, Milito e Samuel oltre Guarin. I senatori nerazzurri si mettono in posa sorridenti. Lavoreranno insieme ad alcuni giovani, il bomber Longo, ma anche Duncan, Baye, Romano. Il futuro di una squadra che inizierà presto la stagione, il 2 o il 3 di agosto ci saranno i preliminari di Europa League. Il futuro del mercato invece è Lucas, baby talento, 19enne del Santos. Piace e anche tanto ai vertici nerazzurri che lo considerano un top player, quel top player che darebbe il salto di qualità a una squadra che dà la sensazione di essersi rinforzata ma a cui manca ancora qualcosa. La certezza e il sorriso del presidente Massimo Moratti che dice: bisogna voltare pagina, sono tutti carichi e contenti di ricominciare e con una grande voglia di fare bene, perché fare peggio dell'anno scorso è difficile, aggiungiamo noi.